Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Jurassicraft. Nella scorsa puntata ho sistemato il fondale della vasca dei Coleacanth aggiungendo un sacco di coralli e inoltre abbiamo anche esplorato un'altra piccola struttura abbandonata che ho trovato all'interno del mondo. Se vi siete persi l'episodio precedente ovviamente vi consiglio come sempre di andarvelo a recuperare. E ora ragazzi iniziamo, ma prima mi raccomando lasciate un like ed iscrivetevi al canale se per la prima volta siete arrivati in questo video. Prima di tutto ragazzi devo andare a recuperare uno dei Parasaurolophus che mi avete detto aver visto vicino al fiume. Non so come sia scappato, a volte succede che quando faccio il teleport per spostarmi nel mondo alcuni di questi dinosauri compaiono fuori dalla gabbia e quindi poi lì rimangono. Tra l'altro la gabbia la vedo abbastanza affollata in questo momento. Allora, mi pare di averlo visto da questa parte, eccolo qua! Ma tu che ci fai qui? Sei venuto a farti il bagno nel fiume? Non ti bastava il posto che ti avevo già lasciato? No, evidentemente no. Adesso io ragazzi, con ovviamente la mia forza bruta, devo riuscire a recuperarlo questo dinosauro. Come faccio a prenderlo in braccio? Vediamo se ci riesco con la mod. L'altra volta c'ero riuscito con i Velociraptor, ma qua sinceramente la vedo più difficile come cosa. Vediamo un po'. Ragazzi, purtroppo non è possibile prenderlo perché ci ho provato in tutti i modi, ma non riesco a prenderlo assolutamente in braccio. Come vedete sto cliccando tantissimo, ma non ci riesco. Mentre per quanto riguarda altri mob riesco tranquillamente, tipo la mucca, guardate, vedete, riesco a prenderla in braccio. Quindi probabilmente il modello è troppo grande. Ops, il dinosauro non c'è più, non lo so che fine ha fatto ragazzi, non lo so. Vabbè, pazienza, ne abbiamo altri nella gabbia. Allora ragazzi, adesso mi trovo qua nella giungla, più o meno dove sono spawnato all'inizio di questa avventura, perché non è un Jurassic Park se non abbiamo un bel ingresso, quindi la classica porta che ci fa entrare all'interno del parco. Quindi ho deciso qua, salve mucca, di andare un attimino a spianare questa zona e andare a preparare quella che è la classica porta del Jurassic Park. Allora ragazzi, ho spianato un pochino questa parte qui, come vedete abbastanza ampia perché il portale che voglio creare sarà abbastanza grande. Avremo da questa parte 5 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4 e il quinto sarà di qua. Poi ci saranno 10 blocchi che sarà l'ingresso vero e proprio, dove ci saranno delle porte di legno, che saranno 10 blocchi, quindi 1, lo metto qua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi cominciamo con questo, poi 1, 2, 3, 4 e direi, anzi questo qua lo mettiamo con l'ultimo pezzo, così, perfetto. Qua al centro ovviamente non ci sarà nulla perché ci sarà l'ingresso. Come vedete abbastanza ampio, ma si deve vedere il meglio possibile, il portale. Qua al centro ci sono un numero pari di blocchi, però la strada la possiamo fare larga diciamo 4 blocchi e poi quando arriviamo di là possiamo più o meno giostrarci e farla diventare di 2 o 3 blocchi come i vari sentieri. Quindi secondo me va già bene così. Non mi dispiace come cosa e adesso direi di proseguire un attimino con la lavorazione. Quindi possiamo continuare qua con la cobblestone, da questa parte e da quest'altra, mettere la pietra. Non so se all'interno ci conviene andare a mettere della terra per evitare che ci siano problemi, ma non dovrebbero spawnare mob ostili, quindi non c'è problema. Mob normali, beh, potrebbe capitare. Io direi di alternare anche altri tipi di pietra, così da rendere un pochino più variata la cosa, e fare queste due colonne abbastanza alte. Lavoro un pochino e poi ci vediamo tra poco. Ok, sono andato avanti un pochino con la costruzione. Come vedete qua ho messo questa specie di enorme torcia per riprodurre un po' il vero e proprio portale del film originale. Qua stavo costruendo anche l'altra colonna e ho ovviamente disabilitato la game rule che fa propagare il fuoco, altrimenti qua vado a bruciare tutta quanta la giungla. Ragazzi, io direi di proseguire in questa maniera e costruire tutto quanto il portale. Ci vediamo appena avrò finito perché a me aspetta davvero un bel po' di lavoro, però sono sicuro che vi piacerà il risultato.
Ed ecco qua il nostro portale d'ingresso del Jurassic Park. Ovviamente mi sono basato su un modello che avevo visto su internet. Ah, lì è rimasta della terra che devo andare a sistemare. Comunque qua c'è la porta in legno semiaperta per far passare le persone, qua ci sono tutte le torce e dall'altra parte stessa identica cosa. Guardate anche di qua le torce, volevo farvela vedere da lontano un po' come si vede. Andiamo a vedere da qua, ragazzi, così vi mostro anche a distanza come si vede questo portale. Secondo me è venuto molto molto bene, eh? Siete pronti? 1, 2 e voilà, guardate qua, fantastico! Fantastico, non andrò a fare ovviamente tutta la rete qua, tanto c'è la vegetazione che copre abbastanza. Adesso dobbiamo però andare a fare il nostro ponte, che sarà largo 4 blocchi, in modo da poter arrivare fino in questo punto dove poi partiranno i sentieri per arrivare al Visitor Center. Ragazzi, secondo me ci sta un botto questa cosa. Allora ragazzi, sono andato anche a prendere la Jeep, come vedete, così vi faccio vedere più o meno le proporzioni. Secondo me ci sta, perché la Jeep è larga giusto per passare da questi 4 blocchi, quindi l'ho calcolata abbastanza bene la cosa. E ci sta, ragazzi, ci sta davvero un sacco vedere la Jeep che arriva ed entra nel parco. Adesso devo però andare a costruire questo ponte. Dunque, io lo farei largo 4 blocchi, quindi farei 1, 2, 3 e 4. Magari non qua esattamente, ma un pochino più in alto. E lo farei arrivare ovviamente dall'altra parte. È abbastanza lungo il ponte. Adesso io provo a costruirlo così, ma vorrei magari farlo un attimino ricurvo, non più di tanto, magari ogni tanto salire di un blocco e arrivare dall'altra parte. Siamo più o meno centrati con il Visitor Center, come vedete, quindi secondo me le cose ci staranno bene. Adesso ho aggiunto anche, non vi ho fatto vedere, ma intanto sta diventando notte, qua queste foglie per diciamo far vedere che la vegetazione sta prendendo il sopravvento anche su questo portale. E qui andremo a mettere il simbolo del Jurassic Park, cioè quello del logo anche della nostra serie, e lo metteremo attraverso una mod che avete già visto nella Pixelmon, ma che ho installato anche qui in questo pacchetto. Allora, visto che questo è un ponte di legno, ho pensato di farlo in questo modo, quindi con una leggera curvatura come se fosse un ponte fatto di assi di legno. Volevo vedere da questa parte come stava la curvatura, ma mi sembra molto bene. Perfetta, direi, sì, ci sta perfettamente. Adesso andremo a mettere magari all'inizio qua del ponte un pochino di legno in modo da fare dei pali, e qua in mezzo invece lo lascerei così sospeso, tanto sotto eventualmente ci passiamo tranquillamente e ci sta davvero un sacco. E poi dovremo anche andare a mettere magari un corrimano, qualcosa per proteggere e ovviamente non far cadere la macchina in acqua. Qui adesso devo andare ovviamente a togliere tutta questa cosa qua, sistemare con la terra, andare a spianare un po', perché qua siamo messi un pochino male come lavorazione. Però direi che sta venendo un buon lavoro, secondo me. L'ingresso del nostro parco è davvero davvero molto molto carino. Allora ragazzi, ho proseguito ancora un po' con la costruzione del ponte e ho decorato anche la zona. Secondo me è venuto, come dico io, un gioiellino. Adesso vi faccio vedere, ragazzi. Il ponte mi piace, è un po' simile a quello che avevamo fatto per arrivare dai Velociraptor, ma guardate che figata, ragazzi. Adesso qui dovrò continuare con la strada, probabilmente dovrò abbassare di un blocco qua perché tanto siamo molto più in alto rispetto a questa gabbia, ma va bene così. Vi faccio vedere un attimino il ponte, guardate sopra ci sono tutte le luci per illuminarlo. Qua si scende, c'è tutto alla parte qui protetta così non rischiamo, e ve lo faccio vedere anche da questa parte. Guardate che roba, fantastico ragazzi. Allora andiamo un attimino qua, così lo vediamo meglio. Qua ho messo un po' di foglie giusto per camuffare, eccoci qua. Si intravede perché c'è quest'albero qua, però vedete che roba. A me piace davvero un sacco. Lo stile, come dicevo, è simile a quello dell'altro ponte, ma ci sta veramente tantissimo. Una cosa che volevo fare, tra l'altro questi... Ah, ok, sono pesciolini normali. Appena ho tempo, però, la vorrei fare, è andare a scavare la parte di fiume che manca per poter arrivare al mare. Ragazzi, secondo me questo ingresso è degno del nostro parco, Assolutamente. Guardate qua cosa mi sono messo a fare. Ovviamente manca ancora parecchio lavoro, però oggi ne ho
fatto davvero tantissimo, soprattutto costruire questa parte qui. Adesso andiamo ad aggiungere il logo del Jurassic Park, ovviamente, sul nostro portale. Allora, per inserire un'immagine all'interno di una cornice dobbiamo utilizzare una mod che si chiama Online Picture Frame. Il crafting di questo oggetto è molto semplice, ci serve lana, del legno e del ferro. Quindi andiamo subito a craftarci due di questi blocchi qua, perché questi ci serviranno appunto per riempire entrambe le parti del nostro portale. Ora che abbiamo questi due pezzi andiamo ad installare tutto quanto. Allora ragazzi, noi vogliamo andare a mettere la nostra immagine proprio in questo punto qua dove ho lasciato libero. Quindi direi di salire con un pillar. Andiamo su fino a qua. Direi così va bene se ce la facciamo a posizionare questo blocco qua. Ok, mettiamo il nostro online picture frame qua, cioè nell'angolo in basso a destra. Poi clicchiamo con il tasto destro, si apre questa interfaccia. Quindi andiamo a mettere il link dell'immagine che ho caricato su ImgeUR, ok? E qua lo facciamo grande, 4x3 anzi, frame. E poi dobbiamo andare a togliere il frame visibile in modo che sparisca tutto quanto. Basta fare save e boom ragazzi, guardate che figata! Sta davvero benissimo. Adesso io vado giù e vi faccio vedere anche dall'altra parte, o meglio da lontano, come si vede. Andiamo un pochino più in qua, direi qua che va più che bene. Saliamo ragazzi, guardate che roba il nostro portale, è bellissimo, eh? E adesso vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Ta-dan! Ecco qua anche l'altro logo con la nostra Jeep all'ingresso, e questo è il nuovo portale del parco, secondo me perfetto ragazzi, mi piace davvero un sacco. Ho lavorato davvero tantissimo, soprattutto off camera, perché qua di lavoro ce n'è veramente un sacco, però sono molto soddisfatto di tutto quello che sono riuscito ad ottenere. Allora ragazzi, stavo andando a controllare come stavano i triceratopi, voglio vederlo qua dalla mia balconata. Oh mamma mia, c'è un po' di sovraffollamento anche in questa gabbia devo dire, però mi pare che stiano tutti quanti bene. Sono davvero tanti ragazzi, sono davvero tanti. Volevo andare anche a controllare i coelacanth, ho aggiunto una telecamera, eccola qua, che più o meno mi dà la possibilità di controllare l'interno della nostra vasca. E mi sembra che stiano bene, eh? Perfetto, dai, ci sta, ragazzi, sta andando tutto per il meglio. Il parco sta davvero prendendo forma, stiamo facendo davvero un sacco di cose e io sto lavorando tantissimo. E dunque ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio della Jurassicraft. Voglio dirvi una cosa abbastanza importante. Ho cercato di mantenere questo episodio abbastanza corto, nonostante io abbia lavorato davvero tantissimo off camera, più che altro per non annoiarvi troppo. Ho visto un calo di interesse verso questa serie, quindi preferisco mantenere gli episodi un pochino più corti in modo da renderli più dinamici e vedere più cose possibili. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!